Mobilità sostenibile, rispetto dell'ambiente e un risparmio economico. La novità della Regione Abruzzo per il trasporto pubblico si chiama idrometano, una miscela composta al 30% da idrogeno e dal 70% da metano. Un progetto pilota che sarà avviato entro un anno con l'ambizione di convertire almeno l'80% della flotta attuale in 3 anni. Dalla necessità di sperimentare un sistema di trazione che sia meno impattante possibile per l'ambiente. Noi dobbiamo ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, in particolare le polveri sottili. La sperimentazione partirà entro un anno con un primo bus, piccolo bus a 19 posti. L'auspicio è di poter entro i prossimi 3 anni alimentare tutta la nostra flotta a metano con la miscela di idrometano. La nostra flotta a metano è consistente perché rappresenta il 60% dei mezzi utilizzati per il trasporto urbano di Pescara e stiamo sperimentando, siamo stati i primi in Italia, siamo anche orgogliosi di questo, l'alimentazione a metano sull'extraurbano. Le linee Pescara-Penne sono coperte da 2 mezzi alimentati a metano, quindi abbiamo una grande potenzialità di realizzazione anche immediata. Le nuove direttive europee sul tema dei cambiamenti climatici e di qualità dell'aria, sulla transizione da benzina e diesel verso combustibili alternative, impongono agli stati di tutto il mondo di adottare normative sempre più stringenti in materia di emissioni di gas a effetto serra e di sostanze nocive per l'uomo. È la direttiva europea 2014/94 a stabilire la strategia dell'idrogeno quale carburante per il raggiungimento dell'obiettivo fissato al 20-20-20 in materia di clima e energia. Tant'è che anche in relazione a ciò che ci indica il piano di tutela della qualità dell'aria è stata scelta la zona dell'area di Chieri Pescara proprio per sperimentare in fase di prima attuazione questa attività che noi svolgiamo con TUA.